Sta suscitando diverse polemiche il cartellone pubblicitario che vede la scritta «Benvenuti nel Parco del Cilento, porta d'ingresso verso il Cilento», installato nella giornata di ieri proprio all'uscita dell'autostrada A3. Diversi cittadini e amministratori locali puntano il dito verso l'ente cilentano, ma il presidente Tommaso Pellegrino non ci sta alle accuse. «Sono delle polemiche surreali», sottolinea Pellegrino. «Sono delle polemiche surreali. È un cartellone pubblicitario, non si ridefiniscono assolutamente i confini del parco, ci mancherebbe. È un cartellone pubblicitario in un punto tra l'altro strategico, ringraziamo che è stato messo a disposizione gratuitamente quello spazio pubblicitario dal comune di Battipaglia. L'opera l'abbiamo realizzata noi, c'è stato un accordo appunto col comune di Battipaglia con il lavoro fatto dal consigliere di Benzinverso, dove in un punto c'è nel punto d'uscita dell'autostrada, chi viene da nord esce a Battipaglia e si mette sulla strada che va verso il Cilento, esattamente così come abbiamo scritto su quel cartellone, ma ripeto, quell'immagine è un'immagine momentanea, perché quello spazio lo possiamo utilizzare per promuovere il territorio, per promuovere le aree marine protette, per promuovere eventi, per promuovere paesi, iniziative e quant'altro. È uno spazio pubblicitario messo in un punto che dove ci passano ogni giorno circa 20.000 macchine, di cui il 60% vanno nel Cilento. Allora io faccio una domanda: quando abbiamo pubblicizzato il parco nell'aeroporto di Capodichino, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo i confini del parco a Napoli, abbiamo messo i confini del parco nel porto dell'aeroporto di Capodichino, o se lo facciamo mettiamo un cartellone pubblicitario a Roma piuttosto che a Milano, ridefiniamo i confini del parco? Abbiamo scritto verso il parco del Cilento, Valodiano e Albuni, perché quello è il punto d'uscita dell'autostrada. Ripeto, è uno spazio pubblicitario che noi possiamo utilizzare volta per volta per promuovere il territorio, così come abbiamo fatto in altri territori. Io ritengo una polemica veramente surreale, perché se oggi qualcuno vuole fare polemiche su un momento promozionale, io lo ritengo veramente fuori luogo. Cioè, avessimo ridefinito, non c'è una proposta di ridefinizione dei confini del parco, si trova in quel punto semplicemente perché è il punto d'uscita dell'autostrada, nel momento è esattamente dove si intraprende la strada interna per arrivare nel Cilento, della statale. Questo è.